Girgenti acque gli episodi di Luca Sicula e Ravanusa. Ad Agrigento, sindacati e associazioni dei consumatori in fermento. Davide Saglia. Dopodiché, introdurre l'erogazione. Le associazioni a tutela dei consumatori e del cittadino si compattano per contestare l'attuale gestione del servizio idrico. Una rimostranza per chiedere la modifica del regolamento d'utenza al commissario ad acta del lato idrico Vincenzo Lauro e con la quale nei prossimi giorni si tenderà a promuovere una petizione popolare. Ma conosciamo nel dettaglio i punti contestati dalle sigle confederate nei confronti di Girgenti Acque. Una petizione che contiene 5 punti: l'eliminazione del distacco della fornitura, l'introduzione dell'erogazione minima di fornitura anche per gli utenti morosi per necessità, l'eliminazione della quota fissa, l'eliminazione del canone di depurazione in assenza del servizio, l'eliminazione della illegittima e vessatoria dichiarazione di responsabilità solidale. Soprattutto questo punto ci sta ad indicare quanto sia pesante la grave crisi economica che interessa non solo le famiglie ma anche le piccole e medie imprese di questa provincia. Proponiamo innanzitutto il non distacco dell'acqua nella maniera più assoluta. Esistono 1000 mezzi legali coercitivi per riscuotere il credito, ma non certamente quello di effettuare il distacco idrico. Assolutamente no. L'acqua è un bene comune e come tale va rispettato. Si può essere d'accordo sulla riduzione della potenza, si può essere d'accordo su qualsiasi altra cosa, ma non certamente sul distacco, perché non è assolutamente possibile. I consumatori, dico, debbono essere tutelati sotto l'aspetto di un servizio che deve essere funzionante, devono essere tutelati anche sotto l'aspetto di un minor onere rispetto a questo eccessivo costo del canone di acqua. Fra l'altro bisogna sottolineare che molti comuni che non hanno il depuratore fanno pagare la tassa di depurazione e questo è illegittimo. Una protesta che affonda le radici nei recenti episodi di cronaca verificatisi a Luca Sicula e Ravanusa, due fatti a cui Girgenti Acque ha già risposto attraverso il suo presidente Marco Campione. E proprio a Marco Campione i rappresentanti provinciali dei movimenti lanciano un appello affinché questo accetti un pubblico confronto nel quale rispondere alle tante discrepanze riscontrate nella gestione della società che gestisce il servizio idrico, società alla quale vengono contestati anche dei comportamenti che le associazioni definiscono privi di eticità. La provincia di Agrigento ormai non ne può più di queste bollettone di Girgenti Acque e che tra l'altro si rischia anche l'ordine pubblico. Per cui noi innanzitutto siamo contenti di essere tutti assieme e quindi di far fronte comune su questa situazione gravissima. Pretendiamo di essere ricevuti dal prefetto, perché non esiste un tavolo di concertazione tra le varie forze e non esiste che le associazioni dei consumatori non siano convocate, perché le associazioni dei consumatori rappresentano i cittadini tutti. Il dottore Campione dice che se il costo della tariffa è elevato, comunque si paga un certo costo, è a causa del minore introito che viene meno dalla mancata consegna dei comuni che non hanno consegnato le reti. E quindi cosa vuol dire? Che il fatto che gli altri comuni non consegnino le reti, i comuni che invece hanno dovuto consegnare le reti diventano quasi ad essere vessati maggiormente, pagando un costo maggiore, pagando il costo dei comuni che invece non hanno ceduto le reti. Cioè, questo è veramente paradossale ed è una ammissione di colpa. Poi un'altra cosa che volevo dire: quando in un condominio c'è uno o un condominio o più di uno che non pagano, cosa vuol dire che il condominio è moroso? I distacchi non avvengono solo per morosità di cifre elevate. A Licata, il dottore Ponzo lo sa benissimo, hanno staccato l'acqua per un utente che non aveva pagato una bolletta di 76 euro e abbiamo la prova provata, hanno lasciato un pensionato disabile con una pensione al minimo senza acqua per un anno.